buonasera e un benvenuti a tutti. Sono particolarmente onorato, felice di poter ospitare nel mio comune questo evento sportivo di portata mondiale. We would like to thank all the organization, all the institutions that had to realize this important event. It's the first time that Friuli Venezia Giulia hosts a such important winter event, the most important occasion for the Alpine athletes before the Paralympics in Pyeongchang. It is a great pleasure for me to be here at this special ceremony. We have done so much to be here. What a wonderful place Tarvisio really is. We have gathered here in the most beautiful of settings to see some of the best skiers in the world. The Tarvisio 2017 World Paralpine Ski Championships. Grazie. Thank you, President. The Devon Sera Vianney for the official decoration of the opening. Giorni di gare, 30 nazioni, quasi 200 atleti. Direi che questi numeri parlano da soli. Sì, parlano da soli. Direi anche che noi sapevamo che questa manifestazione avrebbe avuto un grande successo, cioè eravamo convinti. Adesso abbiamo anche impostato un nuovo target, cioè un obiettivo ormai per i prossimi organizzatori è il nostro e da qui si parte. Abbiamo Giacomo Bertagnolli con Fabrizio Casalla, sua guida, in testa a questa gara importantissima. Stiamo tutti facendo un tifo spasmodico, l'organizzazione è perfetta, il tempo fantastico, la temperatura bella fredda come vogliamo in montagna, e grazie a tutti gli organizzatori per il fantastico lavoro che hanno fatto. Avete pianificato anche un progetto denominato Progetto Scuole, che praticamente porterà in una settimana ben 2000 studenti e ragazzi da tutta la regione, dall'Austria e anche della Slovenia a vedere questi grandi atleti. Certo, la nostra responsabile del progetto, Donatella Mania, che naturalmente ringrazio, ha curato un progetto di avvicinamento delle scuole. Questi 2000 ragazzi che stiamo ospitando giornalmente in tutte le sue giornate di gare provengono da tutta la regione, dalle scuole di tutto il Friuli Venezia Giulia, per far capire come immaginare la disabilità, come vedere la disabilità non come un limite, ma come una risorsa, come dei grandi campioni dello sport. Allora, i numeri così abbastanza precisi sono circa 100 le persone, come dicevi tu, in pista, tra gli sciatori, guardiaporte, tecnici per mettere a punto i pali, e poi alle nostre spalle qui c'è il tendone molto grande suddiviso in varie parti, dove all'interno appunto lavorano
circa 50-60 persone per poter dar da mangiare a 450 persone al giorno.